Ciao, in questa seconda parte del tutorial vedremo come realizzare il corpo del tuo pupazzo di neve. Ti occorre uno scovolino e sempre della lana cardata bianca, circa 10 grammi. Avvolgi lo scovolino intorno alla lana cardata e inizia ad agugliare per formare un salsicciotto. Aiutati con l'ago grosso e via via che infeltrisci, utilizza l'ago fine. Dovrai aggiungere via via della lana fino a quando non avrai ottenuto un cono ben compatto e che sia anche in piedi da solo. Una volta che hai fatto questa operazione, appoggia la testa sul conetto e fissala con altra lana le due parti usando l'ago grosso. Continua ad agugliare e continua a lavorare fino a quando le due parti non saranno perfettamente incastrate. Una volta che avrai attaccato le due parti con l'ago grosso, a questo punto puoi aiutarti con l'ago fine per definire meglio la superficie e per togliere i buchetti. Vai a definire anche il punto vita dove successivamente andrai a mettere un cinturino. A questo punto possiamo passare al cappello. Rossa, vai a realizzare un cono e se non ricordi come si fa ti invito a guardare i video tutorial dove troverai tutte le indicazioni. E ottenuto il cono, attaccalo con l'ago grosso direttamente alla testa. Una volta che avrai attaccato il cappello, vai a definire i volumi e la forma e vai ad aggiungere la tesa del cappello, lavorando con le mani un pezzetto di lana, una striscia di lana che infeltrirai con il calore delle mani, e aguglia fino a quando tutta la superficie sarà ben livellata e non ci sarà più nemmeno un buchetto. Aggiungi i bottoncini, la cintura e poi vai a realizzare un cono gelato. Prima infeltrendo un pezzettino di lana marrone per realizzare la cialda e poi inserendo all'interno due palline, una di panna e una di cioccolato. Infine realizza gli accessori del tuo pupazzo di neve. Io ho realizzato la sciarpetta facendo semplicemente una catenella con 45 maglie e lavorate per due giri con maglie basse. Aggiungi la cintura, i dettagli e il tuo pupazzo di neve è fatto.